Ciao! Buon 2012 creativo a tutti quanti, da me e da Orazio, che qui ovviamente è attaccato come un francobollo. Allora, saluto tutti quanti, ringrazio tutti, tutte le persone che si sono iscritte, in particolar modo le persone che si sono iscritte ultimamente, perché questa è probabilmente la prima occasione che ho per salutarli e ringraziarli in quest'anno nuovo, che spero sia un anno veramente pieno di creatività. Allora, vi propongo oggi un punto in tessuto realizzato con gli Swarovski e il filo di nylon. Io uso il filo di nylon per questo punto, penso che vada benissimo. Potete anche scegliere un altro filo se preferite. Allora, è un punto che ho imparato tempo fa, probabilmente all'inizio del 2010, da Carla Kam, che è una designer del sito Empties Beach, che molti conosceranno sicuramente. Allora, è giusto dare merito a chi ci insegna le cose, quindi io direi che diamo a Carla quel che è di Carla, ho imparato da lei, quindi vi mostrerò, il punto è quello, vi mostrerò un tipo di chiusura in base, diciamo, al suo insegnamento, quindi spero che vi piaccia. E per il resto vi mando un bacio, vi saluto, vi salutiamo, ciao! Allora, ecco qui l'occorrente. Avrete bisogno di Swarovski in due misure, da 4 mm e da 6 mm. Quelli da 6 costituiscono l'ossatura centrale del punto che faremo, del punto a spirale piatta. E devono essere all'incirca 26-28 più o meno. Poi la misura dipende, cioè la quantità dipende dalla misura del bracciale, dell'oggetto che state facendo e anche dal tipo di chiusura che usate. Quindi è un po' difficile dire esattamente di quanti pezzi avete bisogno. Diciamo all'incirca 24-26, una cinquantina di quelli da 4 mm. Poi avrete bisogno di una chiusura, possibilmente a T. Io non ne avevo più di quelle placcate a T e quindi userò un moschettone, va benissimo anche un normale moschettone con una presa, in questo caso un cuore, come vedete, di metallo. Poi perline di vetro, penso si chiamino rocaia, adesso sicuramente qualcuno mi dirà o mi correggerà sicuramente, ma comunque io le chiamo perle base, sono perline base all'incirca poco più grandi di 2 mm, questo non è particolarmente essenziale come dato, comunque questa è la misura di queste rocaille, vedete? Allora, ne serviranno circa 5 grammi. Poi un ago, Carla consiglia aghi da 10-12 come misura. Io utilizzo un ago che ho comprato insieme ad una serie di aghi di varie misure, quindi era una confezione offerta di Gutermann e quindi non saprei dirvi esattamente che misura sia, appunto perché non era identificata in questo modo. Comunque è fondamentale che l'ago passi prevalentemente dalle perline più piccole. E è un ago lungo perché devono poterci stare più perline sopra. Poi userò del filo di nylon all'incirca 2 metri e mezzo, 3 metri. È un filo di nylon, in questo caso da 0,25, che viene venduto in spolette di questo tipo. Diciamo ce ne vuole tanto, nel senso che sarebbe meglio, sarebbe opportuno non dover fare aggiunte di filo in questo punto per avere una finitura migliore. Quindi se riuscite a lavorare con 2 metri e mezzo, anche 3 di filo, ecco, sarebbe meglio. Allora, poi ho messo naturalmente una taglierina, una forbice, non è importante, ho messo un panno. Allora, molti hanno il panno adatto, quello che si utilizza appunto per non fare scivolare le perline e per poterle afferrare meglio. Io non ce l'ho ed uso normalmente un panno normale, o questo o un panno in feltro qualche volta. E questo è un panno normale, serve a non fare, diciamo, partire le perline. Allora, vorrei aggiungere che potreste utilizzare al posto degli Swarovski da 6 mm, degli Swarovski, delle altre pietre se preferite, rotonde, sempre da 6 e viene molto bene, è una variante, una variazione sul disegno molto, molto carina. Allora, si parte proprio dall'ossatura centrale del disegno, si prendono inizialmente due Swarovski, due cristalli da 6, si portano in fondo al filo, lasciando però una coda di filo da questa parte di circa una trentina di centimetri che servirà per fare una delle due chiusure, per attaccare una delle due chiusure. Poi si infilano 5 perline base, 1, 2, 3, 4, 5, un cristallo da 4 mm, altre 5 perline base, 1, 2, 3, 4 e 5 e si porta tutto giù.
Il primo giro sarà quello leggermente più difficoltoso, perché adesso probabilmente vedrete muoversi un po' tutto quanto, però poi si riesce a lavorare molto meglio al secondo giro. Allora, portiamo tutto giù, vedete? Dopodiché ripassiamo con l'ago da sotto e afferriamo i due Swarovski. Allora, farò così. In questo modo. Spero si possa vedere. Ho preso solamente i due Swarovski da sotto. Tiro, 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 tiro. C'è stato un piccolo nodo. Ok? Tiro, 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 tiro. Orazio, fermati! Sono under attack. Ecco qui, vedete cosa ho fatto? Orazio, per favore! Dai. Allora, guardate, ho fatto una specie di aletta. Ecco qui, tiriamo bene il filo di nylon. Ok? Tiriamo sempre bene il filo di nylon. Poi prendiamo altre 5 perline base. Una perlina di mezzo, di queste da 4 mm, uno Swarovski cioè. Altre 5 perline, 2, 3, 4 e 5, e portiamo tutto giù. Questa volta faremo l'aletta di destra, che rimane alla mia destra o sinistra. Vedete? Ripassiamo all'interno dei due Swarovski centrali, solamente degli Swarovski centrali, ok? Porto giù, porto giù tutto il filo ed ecco qua. Adesso il primo giro probabilmente si muoverà un pochino, ma insomma poi vedrete che si sistemerà tutto il punto già al secondo passaggio. Questa è la base, è un punto molto ripetitivo, e questa è la base che noi adesso andremo a ripetere. Questa volta però infiliamo solamente uno Swarovski centrale da 6, poi lo portiamo giù, ok, in questo modo. Poi vorrei farvi vedere come risulta, anche se si muove tutto, ecco, vedete? Allora adesso altre 5 perline base, 1, 2, 3, 4, 5, uno Swarovski da 4 e 5 perline base, 1, 2, 3, 4 e 5, portiamo giù, come prima, quindi. Questo è un modulo che ripetiamo continuamente, vedete? Eccoci qua. Adesso ripassiamo all'interno del penultimo Swarovski, di questo. E poi risaliremo verso l'altro Swarovski. Allora, io farò così. Così, prendo l'altro Swarovski. E tiro, 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 tiro. E creo un'altra aletta. Vedete? La dispongo di piatto. Tiriamo sempre bene il filo tra un passaggio e l'altro. Deve stare di piatto, vedete? Piano piano prende forma, ok? Se cominciate, diciamo, tenendo l'aletta a sinistra, fate in modo che anche gli altri giri rispettino quest'ordine, quindi sinistra, destra, sinistra, destra, o destra, sinistra, destra, sinistra. È importante questa cosa, vedete? E ora facciamo l'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5. Poi, adesso ne prenderò uno bianco, guardate, solamente perché non ho a disposizione tutti gli Swarovski di cui ho bisogno, quindi ho aggiunto un colore solamente per questo motivo. Ecco, adesso ripasso sempre all'interno di questo secondo Swarovski, rientro, faccio scendere le perline meglio, secondo Swarovski, secondo e terzo, ho preso tutti e due, gli ultimi due, tiro, tiro il filo, ok, si è girato, ecco qua, guardate. Così.
Ancora di nuovo uno Swarovski centrale da 6, non si fa ciuffare, eccolo qua. Poi mettiamo giù 5 perline di vetro, 1, 2, 3, 4, 5, un cristallo da 4, 5 perline di vetro, 1, 2, 3, 4 e 5, portiamo giù. Vedete? Anzi, era girato da questa parte. Vedete? Ok, infilo gli ultimi due Swarovski centrali. Uno. Ed uno, due. Oh. E due. Tiro sempre bene il filo tra un passaggio e l'altro. Vado avanti così, adesso faccio la parte destra, vado avanti così fino alla fine. 5, un cristallo da 4 e altre 5 perline base. 4, persa 4 e 5. E infilo sempre gli ultimi due Swarovski centrali. Ok, quando avete raggiunto la lunghezza desiderata e avete completato entrambe le parti del punto, è il momento di attaccare la chiusura. Mettete un gancio oppure la chiusura T da una parte e la presa del gancio e della chiusura T dall'altro lato. Allora faremo in questo modo. Ops. Allora, innanzitutto afferro, prendo una di queste perline e la porto giù. Attraverso questa perlina passeremo per finire, per chiudere l'asola che adesso vedrete. Quindi questa la porto giù. Poi carico sul lago altre tre perline. Una, due e 3, porto giù, il gancio o la chiusura a T, questo è un moschettone precisamente, quindi porto giù anche questa insieme alle perline, ed altre 3 perline, 1, 2 e 3. Ok, adesso, vedete in questo modo. Adesso ripasso con l'ago all'interno di quella perlina singola che abbiamo preso prima, solamente all'interno di questa singola, e poi scendo verso il primo Swarovski centrale e chiudo. Vedete, ho afferrato il gancio in questo modo. Poi ripasseremo per rafforzare, per saldare meglio questa chiusura, passeremo di nuovo dal gancio con il filo. Ora faccio, percorro una strada, diciamo così, all'interno delle perline. Io parto da qui, da sinistra, ripasso cioè all'interno di queste due perline e risalgo verso la chiusura per assicurare definitivamente il filo. Passo da qui, poi all'interno dello Swarovski di lato, laterale, così, vedete? Poi di nuovo attraverso le perline, risalgo quindi verso la chiusura. Passo di nuovo attraverso la perlina che ho caricato singolarmente. E attraverso il gancio. Ok?
andando bene, quindi ripercorro questa strada, scendo per assicurare meglio tutto. Di nuovo attraverso la piazzina centrale, questa volta scendo dall'altro lato a destra. Poi ancora attraverso lo Swarovski. Faccio la stessa cosa che ho fatto sull'altro lato. Allora adesso si tratta solamente di chiudere, quindi di fare qualche nodino, di assicurare al meglio questo filo. Risalgo verso il centro. In pratica ora si tratta solamente di nascondere il filo all'interno di questo disegno passando attraverso gli Swarovski centrali. Quindi possiamo fare un nodino passando al di sotto dei fili, un nodino del filo che passa all'interno del cristallo da 6. Facciamo questo nodino, poi passiamo attraverso un altro Swarovski e facciamo la stessa cosa. Ripetiamo due, tre volte questa operazione e chiudiamo, cioè tagliamo il filo. Qui. Spero vi piaccia. Ciao.